Gli studenti di APF Valtellina in questi giorni stanno sostenendo gli esami per l'ottenimento della qualifica e del diploma professionale. Sono 150 distribuiti sulle due sedi, Sondrio e Sondalo. Dopo aver affrontato le prove scritte, saranno valutati sulle competenze professionali acquisite durante i loro percorsi formativi. La provincia di Sondrio sostiene e investe nella formazione professionale, consapevole che una preparazione adeguata è fondamentale per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo. L'obiettivo è fornire ai giovani futuri professionisti strumenti concreti per il loro sviluppo professionale e personale, contribuendo così alla crescita sociale ed economica del territorio. Con le prove tecnico-pratiche di oggi, l'anno formativo 23-24 volge al termine. Circa 80 ragazzi dei nostri settori agricolo, edile, cucina, sala, acconciatura, estetica e abbigliamento prenderanno la qualifica, mentre una settantina di loro il diploma. Questo significa che questi 70 sono pronti per il mondo del lavoro, che se da un lato non riescono a soddisfare le richieste, le tantissime richieste del territorio, dall'altro ci inorgogliscono perché appena terminati i loro studi trovano lavoro. Abbiamo un'occupabilità pressoché totale del 100%. Gli esami stanno andando molto bene, abbiamo appena finito, ho dovuto preparare la mise en place dei tavoli, dei cocktail, e servire i miei commensali. Alla fin fine penso che sia andato tutto bene e non vedo l'ora di entrare nel mondo del lavoro appena possibile. La mia prova d'esame di fine del quarto anno per diventare tecnico edile è in una muratura in blocchi svizzeri con davanzale, montaggio anche del falso telaio che serve per la posa dell'infisso e poi con finitura in tonaco, prima rustico, poi civile e con uno strato di strullato all'inizio. Quale sarà il tuo futuro? Il mio futuro è diventare un impresario edile, andare avanti con la mia impresa, che è la mia impresa di famiglia. E adesso sto realizzando il mio più grande sogno di fare il muratore. APF mi ha dato una bella formazione molto interessante, perché dal secondo anno abbiamo già iniziato a fare stage, cioè scuola-lavoro, andando in delle ditte. Prove pratiche che comportavano il preparare dei piatti da parte di questi ragazzi che hanno seguito il settore della ristorazione e servire poi questi piatti a tavola da parte dei ragazzi che hanno seguito il discorso della sala. Quindi è stata una prova molto impegnativa per loro, ma devo dire con dei risultati veramente eccezionali. Tutti i commensali hanno condiviso con me questa opinione, abbiamo veramente potuto apprezzare il lavoro di un anno scolastico molto intenso, molto importante, ma che oggi ha dato veramente dei risultati eccellenti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è una struttura assolutamente di livello, una struttura preparata, fatta di persone preparate che credono in questa scuola, a partire dagli chef, dagli amministrativi, dai docenti e da tutte le persone che qui ci lavorano e che credono e che hanno creduto in questi ragazzi. Questo è assolutamente di conforto per noi amministratori, quindi abbiamo dei progetti ambiziosi su questa scuola, stiamo portando avanti delle iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi. Ne approfitto anche per porgere un caloroso invito a tutte le famiglie che hanno figli che si avvicinano al momento della scelta di dover decidere che cosa fare da grandi, per consigliare questa scuola, perché è una scuola assolutamente di livello ed è una scuola sulla quale si può investire e noi ci stiamo veramente investendo tanto. È stato un anno molto intenso per APF Valtellina, con molte collaborazioni. Ricordo la collaborazione di Ottobre in Rosa con la TS della Montagna, ricordo la splendida prova dei nostri ragazzi nel 10° concorso agroalimentare di Confindustria, siamo arrivati secondo dopo la straordinaria vittoria dell'anno scorso. L'anno formativo si è concluso con la retrospettiva su Vivienne Westwood, una convention di natura fashion e food.
per secondo anno che io sono qui a fare gli esami come presidente di commissione e ho trovato un ambiente molto accogliente, ho trovato dei ragazzi molto ben preparati, molto disponibili e anche molto sicuri di loro, delle loro scelte, perché effettivamente li ho visti anche molto motivati. Devo dire che anche sul piano del comportamento, così del piano educativo, sono dei ragazzi molto maturi.